No, ecco, io volevo anche Pronto? aggiungere una Buongiorno. Buongiorno. Io credo che per chi creda o non creda, insomma, c'è libertà, però che una persona, io la bassezza proprio, la piccolezza del cervello di quella persona, proprio l'ignoranza totale. Io voglio dirvi una cosa, io vi ascolto per la prima volta, io ho fatto 10 anni di orfanotrofio. Magari mi avessero fatta vivere come Dio mi aveva, Dio, tra virgolette, così seguendo i miei istinti, il mio carattere, la mia vita, il mio io, e invece purtroppo ho avuto solo imposizioni, va bene, e ho dovuto sempre abbassare la testa e dire sempre signor sì. Quindi è stata una violenza che loro... È stupro. È uno stupro. Ed è uno stupro, e su questo sono pienamente d'accordo con te. Comunque vi ascolto con tantissimo interesse, va bene? Grazie. E mi fanno pena certe persone, mi fanno veramente pena, perché io, guardi, le considero quelle classiche bigotte che vanno in chiesa a pregare, che poi escono e parlano male dell'uno, l'altro e quest'altro. Un po' come le suore che ho avuto per 10 anni in un istituto, false, ipocrite, e che, guardi, se sono morte, saranno morte, che per loro, se esiste veramente l'inferno, a parte io non credo né inferno né purgatorio né a paradiso, non credo più a niente, ma comunque chi lo sa, se c'è qualcuno nell'aldilà che le possa punire per tutto il male che hanno fatto a delle innocenti. Vi saluto, ragazzi. Ciao, 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 ciao belli. E il problema è che hanno semplicemente rovinato la vita e non hanno più niente. Hanno rovinato la vita di altre persone, non hanno niente. Ma d'altronde un cristiano ha il suo amore è solo pronto? Forse è perché hanno fatto grandi, grandi palazzi, grandi castelli, grandi autostrade, grandi, grandi patrimoni di opere pubbliche. Il pubblico si riferisce a quella signora lì, ma quella lì appartiene al pubblico, perché ha mangiato 10 anni del pubblico. Vabbè. Dunque non so come si possa essere sicuri della sua versione. Va bene, ciao. Ciao, ciao. Il solito intervento fuori tono. Il Claudio e Giampaolo. Ciao Giampaolo. Ciao. Ciao, ciao Francesco. Io mi stupirei che succedessero delle cose diverse da quelle che stanno succedendo. Veramente, perché la fatica che io ho fatto gradualmente, diciamo, ad eliminare certa sporcizia, e sono ancora molto sporco dentro. So io quanta fatica ho fatto e mi stupirei che non ci fossero delle reazioni uguali a quelle che stanno avvenendo. Non so se rendo l'idea, Claudio. Rendi perfettamente. Sarebbe troppo facile, troppo bello che succedesse tutti in un il colpo, il cambiamento. Però io ti dico solo una cosa, ti ricordi il padre ultimo che ti ha mostrato? Sì? È stato accettato e la mostra collettiva verrà fatta ad Asiago. So che a te piace. Caccia quando? Sì. Quando? Il 28 di agosto nella sala delle maschere di Asiago. È bello! Assieme a altri 50 sono stato selezionato . E poi i vincitori andranno a Vicenza. Io bene! Non mi metto fra il cuore in VIP. Bene, non importanza. Accettato come... Bene! Ecco, ad Asiago, che si riferisce appunto il tema, per me è il cimbro, e l'ho sentito veramente quel lavoro lì, e così. Bene! L'ho detto perché so che ti piace. Sì! Va bene? Ciao, grazie. Ciao. Ciao, ciao, grazie a voi. Ciao, ciao. Ciao, grazie. Allora, Giampaolo espone il suo quadro ad Asiago. Naturalmente farò in modo di andare a vederlo, anzi sicuramente ci vado. Benissimo, andiamo avanti ancora. Sì, no, ecco, io volevo aggiungere una cosa, visto che alcuni ascoltatori l'hanno sollevato. Il problema dei cristiani è che il loro unico scopo nell'esistenza è l'amore per Dio, cioè nel senso un cristiano deve distruggere qualsiasi cosa, deve distruggere la sua esistenza, la sua cultura, tutto quanto nel credo, cioè in un atto di ignoranza, ed è soprattutto l'unico suo scopo è amare continuamente Dio. E di fronte a questo amore per Dio, che è un amore assurdo verso una cosa che non esiste, è disposto a sacrificare qualsiasi cosa. Prima di tutto sacrifica se stesso e poi sacrifica gli altri, perché quello che è fondamentale è l'amore per Dio. E di conseguenza qualsiasi cosa può essere distrutta, qualsiasi cosa può essere schiacciata, qualsiasi cosa può essere fatta
basta che l'importante è che Dio ti ami, e di conseguenza se tu ami Dio puoi fare qualsiasi cosa e le persone non contano. E logicamente un cristiano alla fine percepisce la tragicità del suo essere, l'assurdità del suo essere, e diventa la cattiveria, perché deve sacrificare qualsiasi cosa perché Dio lo ama. Perché d'altronde Dio lo ama solo se compie queste atrocità. Cioè, cosa c'è di più assurdo di sacrificare? Pratica sacrifici umani. Beh, già essere cristiani significa sacrificare se stessi, ed è una forma di sacrificio umano, che penso che sia la più assurda, cioè insomma, è peggio del suicidio, perché il suicidio esiste la volontà nel togliersi la propria vita. I cristiani sono peggio ancora, perché appunto non arrivano a questo punto. Sì? Lasciatemi dare una risposta per cortesia a quell'insulso di personaggio che ha telefonato. Io ho fatto 10 anni di orfanotrofio, va bene, e tutto quello che ho avuto dallo Stato dopo la morte di mio padre, ammazzato in tempo di guerra, va bene, è morto in guerra, è stato ammazzato, e per tutta risposta mi hanno sbattuto in un orfanotrofio a quel bel ignobile persona che ha telefonato. No, quello che telefona purtroppo comunque vabbè, vi ringrazio. Grazie a te invece. A me hanno dato 10 anni di orfanotrofio, tutto, di sofferenze e basta. Ecco cosa devo dire, grazie io a questo Stato di questo, dopo che mi hanno ammazzato mio padre. Sì, sì, ma... grazie, buongiorno. Grazie a te, no, sì, ma... in effetti, no, una cosetta, sì. Ricordatevi che il rispetto della rabbia delle persone è una cosa importante, cioè ricordatevi sempre, finché insultate necessità e intento va tutto bene, finché insultate Claudio gli va tutto bene, ma quando insultate la vita allora mi cazzo davvero. Questo, io adesso sono un po' più calmo, però sappiate che queste cose mi fanno incazzare, in effetti. No, difatti, io, questa ascoltatrice, se chi ascoltava bene sentiva il pathos che c'era nel suo parlaccio, sentiva il dolore che c'era in fondo alla voce, cioè, se uno stava lì ad ascoltare, ad approfondirla, l'ascoltava con il cuore, perciva chiaramente la sofferenza della propria esistenza e capiva di cosa aveva avuto. E quando un ascoltatore così stupido arriva al punto di dire ma lo Stato ti ha mantenuto in orfanotrofio per 10 anni, significa che questa persona non ha nessuna capacità di intelletto, non ha nessuna capacità, cioè veramente siamo all'assurdo, perché l'importante è capire quello che dicono le persone. La persona mica era contenta che suo padre fosse morto per andare in orfanotrofio e fare il mantenuto dallo Stato. Cioè, questo è quello il concetto che quello stupido di ascoltatore ha fatto. Comunque tagliamo, perché giustamente l'ascoltatrice ha più rispetto di quell'ascoltatore che è intervenuto. Torniamo sul discorso del problema del cristiano. Il cristiano, appunto, quel discorso dell'amore per Dio. Cioè, il cristiano non gli viene chiesto niente. Non gli viene chiesto fai qualcosa della tua esistenza. Migliora la tua esistenza, o cosa serve la tua esistenza? O cosa puoi fare col tuo comportamento per cambiare la realtà che ti circonda? Niente, no, tu sei a posto nel momento in cui tu ami Dio. Perciò tu puoi benissimo avere la tua vita che va a sfascio, puoi avere la società che si distrugge, l'importante è che tu ami Dio. E questo Dio non si sente neanche in obbligo di aiutarti. Un pagano di fronte a una necessità che una divinità non lo aiuta, manda la divinità a Ramengo, non gliene frega niente, trova un'altra divinità perché sa che troverà un aiuto e non è vincolato. Nel cristianesimo abbiamo l'assurdità del legame assoluto e privo di ogni logica con una divinità che non esiste. E perché va dato questo amore, questo verso il Dio dei cristiani, secondo i cristiani? Solo perché ti ha creato, quando noi sappiamo che la stessa creazione è una menzogna. Lo sappiamo tutti quanti che non esiste la creazione dal nulla, sappiamo che esiste la trasformazione delle cose, sappiamo che esiste la trasformazione delle vite, delle esistenze, delle persone, questo sappiamo che esiste, che la trasformazione esiste dal punto di vista biologico, perché il nostro corpo cambia, sappiamo che esiste come cambia l'ambiente in maniera naturale, sappiamo che le montagne cambiano, sappiamo che i fiumi cambiano in maniera naturale, noi possiamo farli cambiare, sappiamo che il nostro fisico cambia col tempo, con l'età, e allora di fronte a questo i cristiani non ne fregano niente, non interessa niente, basta amare Dio. E questo Dio si può sacrificare qualsiasi cosa perché va amato. Questo appunto è la tragicità del messaggio dei monoteisti. Non telefoni più. No, beh, giustamente. Allora, Francesco, sì, cosa diciamo? Volevo finire il discorso. Avevo iniziato il discorso del Nilo. Allora, torniamo al discorso, diceva. Secondo lo storico Erodoto, la necessità di ristabilire i confini nei campi dopo le periodiche inondazioni del Nilo produsse la spinta necessaria all'approfondimento delle nozioni di geometria nell'antico Egitto. E ora, cosa fece questa popolazione? Non pensò
che il dio Nilo fosse adirato, fosse cattivo, o che gli mandasse una punizione. Capì che era un circolo della natura su cui lui non aveva la forza necessaria di intervenire, che non poteva regolamentarne le piene e poteva solo convivere. E come poteva convivere? Non abbandonando l'esistenza, non sacrificandosi, non distruggendosi, non suicidandosi, non sprecare tutte le proprie energie, dire facciamo un sacrificio, preghiamo perché il Dio ci perdoni, perché il Dio non ci mandi la punizione. Capire che non era una punizione. E cosa svilupparono? Svilupparono le nozioni di geometria affinché quello che il Nilo distruggeva loro potessero ricostruire. Dove esisteva il confine, potessero ritracciare il confine. Dove c'era un termine, potessero rifarlo. E questa era anche una proiezione della loro esistenza. Cioè dire, se io sono capace di porre un termine, di porre un confine, di capire dove è il confine della mia esistenza, lo posso porre anche al terreno. Di conseguenza, io non posso vincere in questo momento il Nilo, però posso trovare dei sistemi che mi permettono di vivere meglio e di non creare il conflitto, perché nel momento in cui io trovo il terreno e trovo il confine, non creo il conflitto. Questa è un'esperienza che avrebbero fatto chi ha un sentire pagano. I monoteisti non l'avrebbero certamente fatto. Quando mai il Dio dei cristiani ha sviluppato la geometria? Mai. Quando mai i cristiani si sono dedicati alle scienze? Mai. Le hanno sempre considerate pericolose. C'è una storia, no? Secondo la quale gli egiziani dicevano ai greci, ai filosofi greci, che erano come dei bambini. Cioè il fatto di sviluppare la loro filosofia, e sto parlando di Aristotele, di Platone, è una cosa da poco. Sì. Cioè c'è una filosofia, dice, ben maggiore nelle cose che ci circondano. E questo non è mai stato scoperto finché adesso non stanno leggendo i geroglifici. Faccio un esempio della propaganda cristiana che è importante. La costruzione delle piramidi. Per 1500 anni i cristiani sono da dire che ha costruito gli schiavi. Ora, dal punto di vista... adesso si sa che non è vero, erano salariati, ma non è importante. Sicuramente hanno lavorato gli schiavi. Però perché non furono costruite da schiavi? Perché per lavorare a una piramide potevano lavorare 10.000 schiavi per fare quel lavoro, ma per far lavorare 10.000 schiavi occorrono 10.000 soldati, per cui tu mantieni 20.000 persone, hai 10.000 soldati che non ti fanno la guerra, 10.000 persone da ferme, mentre altre 10.000 lavorano. Cos'è più conveniente per un faraone? Stipendiare dei contadini che anziché magari nel momento in cui non c'è il raccolto potevano fare quel lavoro e li pagava chiaramente poco male, ma non è importante questo. Cioè il fatto è che non erano schiavi. Però questo è inconcepibile per i cristiani, perché per i cristiani le cose vengono fatte per obbligo, per costrizione. Cioè io ti obbligo a metterti in ginocchio davanti al mio Dio. Allora sicuramente anche gli altri obbligavano a mettersi in ginocchio davanti al loro Dio. Cioè deve essere uguale, io invece no. Il cristianesimo è aberrazione, non è relazione col mondo. Vabbè, diciamo il faraone era ricco e gli altri lo servivano. D'accordo, possiamo mettere in discussione questa struttura sociale adesso, no? Però il fatto che lui fosse questa la condizione non significa che lui fosse esattamente ciò che i cristiani vorrebbero che fosse per poter censurare i suoi comportamenti e giustificare i propri. Perché questo dopo la fin fine è... Ecco, sul discorso dei faraoni, nell'archivio dell'istituto abbiamo un vecchio studio fatto negli anni 70, non ricordo l'autore, che prima potremmo andare a pubblicare, che ha fatto uno studio sui cosiddetti lavoratori delle piramidi. Ed ha scoperto che avevano un'organizzazione sindacale con maggiore potere contrattuale dei sindacati contemporanei, che addirittura l'organizzazione era così ferrea che poteva dettare le regole, poteva chiedere qualcosa. Ma d'altronde, se l'unica possibilità che avevano i faraoni era quello di avere una forza di lavoro, che senso aveva di distruggerla? E anche perché stando secondo alcune interpretazioni, le piramidi furono costruite da una società di contadini, con uno scopo pratico, non con uno scopo, diciamo, di fare da tombe. Solo in periodo successivo qualcuno se ne appropriò e le sfruttò come tombe, ma all'inizio c'era una funzione per la comunità. D'altronde tutte le grandi costruzioni che venivano fatte in uno stato pagano non hanno una funzione puramente di abbellimento o una funzione inutile, cioè nel senso anche il tempio che veniva costruito aveva una funzione economica, aveva una funzione sociale, aveva una funzione di non depredare anche l'ambiente, perché aveva una di integrazione con l'ambiente, e di conseguenza serviva non tanto come
onere la comunità, ma quanto possibilità della comunità di avere degli spazi in cui ritrovarsi, in cui agire, in cui creare comunità. Cioè, il termine stesso di agora, cioè, sorge sempre in culture pagane. Aspetta, perché me nessuno è tanto buono a parlare. Va bene. Da dove è che viene l'uomo? Cosa? Da dove viene l'uomo? Adesso perché ti dico questo, che ne sai salvare? Perché noi quando sono andati a dottrina stiamo, dai cattolici, e mi ha detto che il Signore è che ha tolto acqua e polvere e gli ha fatto l'uomo, che ha soffiato in faccia e l'uomo fu vivo. Adesso va altri dici che non bisogna pisto né quello né che altro né tanto, allora da dove è che arriva l'uomo? Guarda, te lo spiego per radio un po' alla volta, piano piano. Aspetta un attimo, commento su, che ascolto. Sì, d'accordo. Ciao. Allora, ok. Quello che... No, non prendo telefonate finché non ho finito la risposta. Abbiate pazienza 2 minuti. Allora, quello che ti raccontavano era la superstizione bella e buona. Ti dicevano, se Dio prende l'acqua e il fango e fa l'uomo, tu devi adorare Dio, devi metterti in ginocchio. Noi invece, questa per noi è superstizione, cioè è stupidità. Cos'è che noi affermiamo? Affermiamo che ogni vivente nella natura, cioè ogni essere della natura, l'uomo compreso, non è altro che venuto per trasformazione di ciò che c'era precedentemente. Una volta era una sola cellula, poi si è ingrandita, si è espansa, si è costruita. Possiamo dire una sola cellula, possiamo andare anche prima, ma non ha importanza. Diciamo che una volta era una sola cellula, poi si è espansa, si è ingrandita, si è adattata al mondo che ha trovato, ha cercato le condizioni migliori di vita e queste condizioni migliori di vita, questa cellula l'ha lasciata all'altra cellula, cioè l'ha lasciata a suo figlio. E il figlio di suo figlio ha fatto la stessa cosa. Ognuno dei nostri antenati, da qua a 2 miliardi di anni fa, ha fatto in modo che il suo figlio avesse delle migliori condizioni per affrontare la vita. Per cui dalla prima cellula non è stata fatta altro che una modificazione continua affinché quello che veniva dopo stesse meglio di quello che veniva prima. Soltanto con l'avvento del cristianesimo i genitori uccidono i loro figli mettendoli in ginocchio davanti al Dio assassino. Per cui quello che l'uomo che c'è adesso non è altro che figlio di un altro uomo, figlio di una scimmia, figlio di un rettile, figlio di un insetto, figlio di una cellula unica che con tante altre cellule è uscito dal brodo primordiale, ha trasformato l'atmosfera, ha trasformato la vita del pianeta e l'ha trasformato attimo dopo attimo, miliardi di attimi. Attimo dopo attimo ha trasformato le cose adesso riprendo le telefonate e facciamo avanti. Sì, no, ma infatti questo è fondamentale da comprendere, cioè dire che tutti quanti noi abbiamo la possibilità di comprendere quello che si può essere utile o dannoso e tutti tendiamo a selezionare le cose migliori per la vita. Ciao, dimmi. Ascolta una domanda, è una domanda, una spiegazione. E hai detto adesso un brodo primordiale, sì. In questo caso qua tu intendi un periodo in cui diciamo esisteva già il pianeta? Sì, ecco. Anche se il termine brodo primordiale lo estendo spesso, intendo sì, vari modelli. Sì. Bene. Ascolta, cosa come la vedi te sul discorso del Big Bang? Accetti il Big Bang o no? Sì, sì, in parte certo. Bene, accetti l'idea di un, diciamo così, è una fuga di energia da quello che c'era prima il Big Bang per creare il Big Bang? No. Se magari no. Mi spieghi... Sì, sì, ti spiego subito. Poi, ascolta, adesso, tra parentesi, una battuta, pensa se che spuola in faccia invece di soffiarghi, cosa che tu non puoi sentire. Ciao, così. Ciao, te la passo. Allora, quando noi usciamo da quello che è la realtà, no? Cioè la realtà, cioè l'insieme delle cose in cui viviamo, fuori andiamo a fare delle ipotesi oppure alteriamo la percezione e andiamo a vederci le cose, però anche se io altero la percezione e vado a vedere le cose,
Siccome non tutte le persone fanno questo, o non è detto che io lo faccia in maniera corretta, esiste sempre una cosa da prendere con le pinze. In ogni caso, quello che io affermo come da quello che ho visto io, cioè da quello che io ho praticato, è questo. All'inizio del tempo c'è una coscienza, la coscienza si distrugge, la sua distruzione porta l'energia vitale, ma manca la coscienza. Il fine di quello che avviene è la ricostruzione della coscienza universale, per cui il presente va a costruire l'essere assolutamente necessario, la coscienza universale. Per cui il Big Bang io lo accetto tutto sommato, perché non mi metto in discussione la mia teoria e il mio pensiero, e il presente va a costruire la coscienza universale. Questo è in sostanza il concetto. Sì, ma è anche una, cioè, ci sono poi varie cose su cui potremmo innestare. Buongiorno, mi chiamo Luisa. Dimmi. Niente, volevo sapere lo scopo allora di tutto questo, che è uno scopo. No, non c'è scopo. Non c'è scopo, non c'è fine. Non c'è scopo. Non c'è scopo. No. Beh, e ora se è scienza, cioè. No, non è scienza, è vita. Ma la vita non è scienza, la vita non si riproduce in laboratorio. Se non c'è uno scopo. Che te frega te dello scopo? Esiste. Tante. Hai tu degli scopi? Io ho degli scopi, Francesco ha degli scopi, tutte le coscienze hanno degli scopi. Non qual esiste... è lo scopo, scusami? Non esiste scopo. E allora ti ripeto, che senso ha la vita? Questo è vero. Guarda che tutto muore, eh? No. No, non è vero. Assolutamente. Tutto si trasforma, non muore. Sì, ma ha un ciclo biologico? No, è un ciclo di coscienza. Un ciclo di anima, tanto per provocarti. Ma quest'anima come la intendi? Cioè... corpo di energia, coscienza, consapevolezza. No, sta calmo, ascolta, asse che capisci anche a me, perché è chiaro che... Guarda che se tu ascoltavi tuo padre ti aveva detto tutto, e tu che non l'hai ascoltato. Quale mio padre, scusa? Mio padre è naturale? È quello che ti ha fatta. Quello che è ateo, quello che ha tentato di dirti che i preti sono truffatori. Se tu lo ascoltavi da... hai sentito la trasmissione di domenica? No, quindi... io ascolto quasi tutte le trasmissioni. Sì, quasi tutte. Cosa? No, ecco, mio papà si è andato d'accordissimo con te. No, ma stanno a sentire. No, volevo capire, lascia che capisca anche, no? È difficile. Eh? È difficile. Ah beh, immagino che sia difficile, sto cercando di seguire, perché in tante cose sono anche d'accordo, cioè non è che non si possa essere d'accordo, però dopo non riesco a capire lo scopo di tutto questo discorso, capisci? Ma perché? Io voglio chiederti perché deve esserci uno scopo? Perché abbia un senso? No, no. Perché uno scopo deve essere all'inizio e non deve essere la finale dell'azione? Perché deve esserci uno scopo? Ascoltami Claudio, stammi a sentire. Tu sei partito in macchina, non so da dove, da casa tua, e sei venuto fino alla radio. Cosa ci vieni a fare alla radio? Sì. Hai uno scopo? D'accordo. Però se riduci tutta la vita a quello che io faccio partire da casa, se riduci tutta la vita dell'universo a quello che io faccio partendo da casa, riduci la vita dell'universo a ben misera cosa. Cioè non puoi usare... Stiamo parlando di te, per te o per me a livello personale, ma abbiamo bisogno come determinare di uno scopo. Ogni cristiano ha bisogno di sapere che la sua azione ha uno scopo. Ma tu non hai bisogno di uno scopo, no, Claudio. No. Ma questa è la magia nera, cioè questo è quello che a te manca, cioè il fatto di avere necessità o di dire un'azione ha uno scopo, non necessariamente lo scopo, gli intenti o i fini dell'azione hanno un punto d'arrivo, non necessariamente noi li comprendiamo, non necessariamente noi ne siamo insieme, anche se dopo possiamo anche superarli. Anche perché per noi esiste il caos, perciò, e il caos non ha scopo. Cioè, a me mi fa paura un discorso del genere. Lo so. Mi perdo, capito? Ma infatti a me mi fa paura i tuoi discorsi. Meglio perdersi che non ritrovarsi. Dici sinceramente. Infatti è per questo che sono abbastanza duro con te. Cioè? Ti fa paura i miei discorsi? Non riesco a capire, ecco. Cioè, non... Vedi? Ecco. Cioè io penso che sempre in tutto quello che facciamo, anche tu Claudio a livello personale, c'è uno scopo, capisci? Se non ci fosse tu non lo faresti, capisci? È vero. Cioè è fondamentale. E guarda che io ho fatto delle trasmissioni per parlare di follia controllata,
Dopo non mi hanno manco ascoltato molte persone perché non sanno di che cosa parlo. Però... Certo, ma mica facile neanche, cioè. Sì. Grazie, ciao. A te, grazie. Ciao. No, anche perché se pronto? Non esiste uno scopo. Sì, di nuovo, scusami. Proprio lo scopo. Lo scopo può anche essere, ma come faccio io a interpretarlo? E non me ne frega niente dello scopo, perché non ho l'antenna per mettermi in contatto con quello scopo immaginario, che può anche esistere, però immaginario per il momento non è razionale, siccome che io viaggio sul raziocinio non ho la possibilità di capire gli scopi trascendentali, giusto? Sì. Allora a un certo punto quello che è vuole essere. Non risolvo niente andare in cerca di uno scopo per il quale non ho l'attrezzo, non ho la capacità di captare quello scopo lì. Ma non cambia niente, l'importante è che io faccio quello che sto facendo e non devo neanche impormelo, perché c'è un'energia dentro di me che mi dice fai, basta. Non so se rendo l'idea. Sì, sì, hai reso perfetto. Esiste il desiderio, la passione? Certo. Riesco a spiegare. Sì, sì, no, hai capito, esiste perfetto. Esiste il desiderio e la passione. Esiste l'eterno presente, ma è inutile che tu dica eterno presente. Faccio in questo momento, cioè è sempre presente, perché la mia voglia di fare è basta. Esatto. Cioè, fantasticheria e le allucinazioni che le religioni mettono caccia dentro a forza, con violenza dentro alle menti, questo fa spavento veramente. Ciao, Claudio. Ciao, grazie. Ciao, Francesco. Allora, chiariamo un aspetto, fra scopo e fine, no, sono due cose diverse, vediamo un attimo la telefonata, dopo un modo, pronto? Ciao ragazzi, sono il Loco. Ciao. Senti, ma io ho preso degli appunti perché stavo leggendo delle cose su Ermete Trismegisto, sì. No? E praticamente mi piacerebbe sapere da voi, perché qui ha scritto una tavola, per esempio, sì, sì, sì. No? Allora dice che il pensiero esoterico segue un principio di base. No, volevo che mi spiegasse bene. Adesso, se permettete, leggo queste 15 leggi, diciamo. Cioè, il pensiero esoterico segue un principio di base, la cui formulazione linguistica risale al padre dell'esoterismo, che grazie a lui viene chiamato anche filosofia ermetica. Ermete Trismegisto, questo Ermete tre volte grande, era sacerdote e iniziato in Egitto. Sì, non è mai esistito fra le altre cose. Come dici? Non è mai esistito. Sì. Apposta, ecco, siccome vengono dei dubbi, no? Egli scrisse la quintessenza di ogni sapienza in 15 tesi su una tavola di smeraldo verde orientale. Allora, il testo di questa tavola di smeraldo è il seguente, ma se tu, non so se è interessante che queste 15, praticamente queste 15 tesi le legga, perché... Ma è tutto del Rinascimento, praticamente, è un'opera del Rinascimento. Guarda, ma possiamo paragonarlo ad un pagano? Beh, no. ci vuole molta fantasia. Apposta. Allora, guarda, comunque dice la tavola smaragdina di Ermete Trismegisto. Primo, sì. Vero è senza menzogna, sicuro e più certo di qualunque altra cosa. Due, ciò che è in basso è uguale a ciò che è in alto, e ciò che è in alto è uguale a ciò che è in basso, per compiere le opere meravigliose dell'unica cosa. Tre, e tutte le cose sono quindi in quanto create dall'unico Dio nel pensiero dell'unica cosa. Quindi tutte le cose sono nate da questa unica cosa per imitazione. 4. Il padre di questa cosa è il sole, la madre è la luna. 5. La nutrice di questa cosa è la terra. 6. Il vento l'ha portata nel suo ventre. 7. In questa unica cosa si troverà il padre di ogni perfezione del mondo. 8. La forza di quest'unica cosa è perfettamente raccolta quando sulla terra va dispersa. 9. Tu devi dividere la terra dal fuoco, il sottile sullo spesso, dolcemente e con grande sapienza. 10. Sale dalla terra verso il cielo e di nuovo discende sulla terra e riceve la forza
delle cose superiori e inferiori. No, perché questo numero 10 mi sembrava quasi quando tu dicevi che c'erano delle proiezioni che il pagano prendeva dal di fuori, poi le faceva sue e poi le ritrasmetteva, qualcosa di simile, ma non ho capito. Sì, ma guarda che questo c'è. Vabbè, arrivato a 11 sì. Poi finisco. Tu quindi avrai la magnificenza di tutto il mondo, perciò ogni incomprensione fuggirà via da te. Quest'unica cosa è la forza più forte di tutte le forze, perché supererà tutte le cose sottili e penetrerà tutte le cose solide. 12. In questo modo si crea il mondo. 13. Per questo ci saranno meravigliose imitazioni che sono qui descritte. 14. Io quindi sono chiamato Ermete Trismegisto, io che possiedo le tre parti della saggezza di tutto il mondo. 15. A quello che ho detto dell'opera dei soli non manca nulla, è perfetta. Ah, però se tu mi dici che questo non è mai esistito, da dove viene fuori? No, metto giù, scusa. Sì, d'accordo, ciao. A chi rispondiamo per prima? Non prendo telefonate finché non ho risposto, rispondiamo a questo. Sì, se, no, come vuoi, dai, così. Vabbè, allora, la tavola smeraldina, come tanti altri testi, vengono usati nel Medioevo, ma vengono anche fabbricati. Io ho alcuni testi di Ermete Trismegisto, no? Poi Madres e altre due o tre, che sono molto più antichi. Ma comunque il problema è questo: avevano il problema di riuscire a scappare fuori dall'orrore cristiano e cercavano delle soluzioni, cercavano degli agganci. Non rispondo a telefonate finché non sono arrivato. No, cercavano di uscire da questo orrore, per cui hanno elaborato tantissime cose. La Cabala, per esempio, è un'operazione che è di questo, però. Detto adesso, con gli occhi di adesso, non è una cosa riutilizzabile, perché appartiene a un tentativo di liberazione. Sì, basta pensare che nel corso del Rinascimento, soprattutto a Firenze, con il corso Cosimo dei Medici, ci fu un fiorire di studi magici, occulti, in cui ad esempio subentrò anche lo stesso Cosimo dei Medici con alcuni autori. E tutti questi proprio servivano proprio per cercare di recuperare il passato in ambito cristiano. Basta pensare che ci fu Gemisto Platone che scrisse delle invocazioni alla divinità, che praticamente erano le preghiere cristiane rigirate, che invece che andare alla Madonna andavano a Diana. Ma in pratica era un tentativo all'interno cristiano di trovare una via di sbocco, e di conseguenza andavano a falsificare anche il passato, perché c'era una forte richiesta anche di testi antichi e tante volte venivano inventati, solo che non c'era più il sentire pagano di allora, c'era un sentire cristiano e questi venivano mescolati, immediati, anche perché se no non potevano sopravvivere, anche perché proprio difficilmente una realtà pagana dichiarata avrebbe sopravvissuto. Perciò ci fu un commistione culturale, una fusione, e ci furono molte cose che furono mescolate in questo senso. Basta pensare, per chi vuole un aspetto di queste cose, c'è un libro di un autore russo, che è Demetrio Merejkovskij, che si chiama La rinascita degli dei, ovvero Leonardo da Vinci. E praticamente lui fa una ricostruzione proprio di questo sentire pagano, di come avveniva, ma logicamente questo sentire pagano era influenzato e condizionato da una realtà cristiana dominante. Pronto? Ciao, sono Marco. Ciao Marco. Volevo sottoporvi il ragionamento di uno scienziato cattolico attualissimo che fa... No, Zichichi, vero? Sì, no, è proprio così. Scelgo il libro qua, dai. No, aspetta, no, Claudio, dimmi. Aspetta, perché qua andiamo al centro e al cuore del problema. Perché lui dimostra scientificamente che gli atei hanno torto. No, non dimostra niente. Io ho fatto una trasmissione per contestare questo. Ma è semplice l'idea che esprime, quindi volevo anche che voi la commentaste, oppure come insomma la trovate, sì, voi sì, queste... No, perché questo ci ha messo una vita a arrivare qui. Sì, a fallire. No, ma siccome è abbastanza utile che anche gli altri ascoltino, no? Forse, vedi, prima io ho notato una cosa, quando parlava la Luisa, non è che sto dalla parte della Luisa e sto contro voi, però dovete capire, la Luisa ha espresso una cosa importantissima secondo me. Ha detto e ha fatto capire chiaramente che non è facile fare dei salti. Io sto aspettando di rispondere alla Luisa, cioè non ho finito la risposta alla Luisa. Però, perché vedi, anzi a me è piaciuto il suo intervento, perché tu devi capire che quando voi parlate specialmente vi riferite a un pubblico che è stato indottrinato in un certo modo, dovete capire che certi passaggi si fanno gradualmente.
Non è vero. No, assolutamente. Non è vero. E sono pochi che hanno la forza di fare una... È un problema chiudere, loro, è un problema loro. Di chiudere un rubinetto oppure cambiare una stazione e aprirne un'altra. Vabbè, è un problema loro, non nostro. Sì. Ma non è che uno non fa un salto così solo perché è un lazzarone o un mascalzone. Ma mica deve farlo per fare un piacere a noi, eh? No, è una scelta che lui fa. D'accordo, beh, allora è meglio che non... No, leggi. Sì, no, dimmi. Leggi. Che non faccio... allora vabbè, dai. Leggi. L'ateismo, lui dice questo, l'ateismo è una teoria contraddittoria, quindi gli atei sono contraddittori perché? Perché negano l'esistenza di Dio... Negano l'esistenza di Dio, ma non riescono a dimostrarla, questa non esistenza di Dio, né usando la logica matematica né usando la scienza. Quindi dice la cultura atea contraddittoria. Cosa vuol dire? Oh, ferma. Marco, è arrivato Mario da Rovigo. Allora, per cui la trasmissione prende in maniera normale. Tutto suo. Tutto quanto suo. Lo spazio è suo. Ringraziamo sempre. Ringrazio Marco. Ciao. Arrivederci stasera. Grazie. Ciao, niente, la trasmissione finisce qua di Maria, di magia, stregoneria, paganesimo. Vi do il mio indirizzo, sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera, e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica Vicenza. Bene, salta tutto quello che avevamo detto perché Mario è qua, e continueremo con gli spiriti, e gli altri lavori li terrò per le prossime volte. Grazie per l'ascolto e a risentire.